Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI e credo che questa sia l'ultima caccia che posso fare fino a questo momento. Quindi andiamo a consultare il nostro amico Nectar e vediamo se mi ricordo bene. Sì, ecco qua. Addirittura grado S, rovine risvegliate. Una leggenda sambrecchiana narra di un drago infernale che avrebbe dato alle fiamme metà del regno con il suo soffio infuocato, prima di essere imprigionato tra le spire di una nebbia magica, da Grigor in persona, secondo alcune fonti. Sebbene sia ormai impossibile dire quali parti della storia appartengono alla realtà e quali al mito, le recenti segnalazioni che riferiscono del ruggito di un grande drago intorno ai passi boschivi dell'impero sono più che affidabili. Quindi, il ruggito di un drago intorno ai passi boschivi dell'impero. Intorno ai passi boschivi dell'impero. I passi boschivi dell'impero. Esatto, sono da questo lato. I passi boschivi, perché il bosco. Qua non ci siamo stati, quindi potrebbe essere qua. Però, esatto, la riserva imperiale e il bosco erano qua, solo che qua noi ci siamo stati. Ed il nido del drago. Pianto di Gregor, di Grigor. Oddio, potrebbe essere in questa zona. Nido del drago, mi viene da suggerire che ci si riferisca veramente al drago. Allora, lì c'è una creatura che però non mi sembra una creatura di caccia. Quello è una sorta. Uno jaguaro. Sembra quasi uno jaguaro Akashic. Mamma mia, lo devo combattere per forza. Va bene. Vado a cercare sto drago. Allora, stiamo andando verso la zona che si chiama Brama Mattutina. Perché, anzi, bruma mattutina, scusatemi, perché non c'ero mai stato. Ed effettivamente stiamo incontrando tutti i nemici di tipo drago. Quindi non vorrei che forse effettivamente la zona sia questa. Perché la parte finale sembra veramente un'arena da boss fight. Quindi, vedete, poi ci sono anche nemici di rovine, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, mi sa che ci siamo. Torna Vedete? a casa. Eh sì, mi sa che siamo qua. Eccolo. Eccolo qua. Svarog, grado S. Bene. Va bene, non sei il primo drago che abbiamo. Madonna, Ti livello fa 50 notare. però. Quella bestia non sta affatto scherzando. E la Madonna. Livello 50 però, eh. Ecco, qua credo che. Qua credo che. Esatto, qua credo che prendiamo le botte. Anche perché ho schivato, però mi ha beccato lo stesso. L'esplosione, il raggio dell'esplosione era molto più grande del previsto. E quindi, raga, che si fa?
Ma io dico, com'è possibile? Come ha fatto a colpirmi? E ora facciamo attenzione. Devo fare attenzione a dove cadono. Ecco qua, che ogni volta qua cadono e poi non lo vedo. Ecco, tipo ora che non vedo nulla. C'è l'ala che non mi fa vedere nulla. Non so manco se lo sto colpendo in teoria. Sì, in teoria dovrei averlo colpito. Quelle che fregano sono le esplosioni. Andiamo, poi facciamo attenzione. Potevamo fallire adesso.
Boom! Drago contro drago. E via. Bersaglio eliminato. Aumento di livello addirittura. Avevo level up diretto, ho fatto 40. E il culo canta. No, vabbè. Orialco, enigma dei decaduti. Nelle svariate migliaia di anni trascorsi da quando i decaduti si schiantarono, buona parte degli oggetti caduti con loro sono stati accumulati o distrutti. Quei pochi ancora in circolazione vengono saltuariamente trovati quando l'erosione o gli scavi li riportano alla luce. Sebbene il loro scopo originale sia ignoto, sono molto ricercati dagli studiosi votati a scoprirne i segreti. Una gemma di colore arancio acceso, i cui bordi sono stati consumati da anni trascorsi tra le onde. I lapidari pagano belle cifre per esemplari grandi e privi di impurità, anche se sono gli esemplari più impuri, ad esempio quelli che contengono insetti, lucertole e fate, che raggiungono i prezzi più elevati tra gli studiosi e gli occasionali alchimisti pazzi. Anche questo può essere venduto. Un frammento anonimo di cristallo ormai consumato. Sebbene la carica eterica al suo interno sia troppo flebile per fungere da catalizzatore per incantesimi, unendola ad altri frammenti simili, un individuo determinato potrebbe ottenere un'ultima scintilla di energia da essi. La maggior parte di essi, tuttavia, viene semplicemente utilizzata in gioielleria come alternativa economica alle gemme più preziose. No, non è da sottovalutare. No, il nostro Svarog, amichetto. Oh, è sparito però lui. Attenzione, è stato risucchiato dall'etere. Va bene. E noi però, dopo questa bella scorpacciata di botte, fiamme e non so che altro, direi che ci possiamo salutare. Alla prossima.